Mo venne Natale, non tengo ranare, me leggo giornale e me vado a cucca. E vado a cucca. Netto, evviva, auguri! La bocciofila romana presenta... Che palle di Natale! Due vecchie stelle cadenti della radiofonia romana che non hanno nulla da festeggiare. E poi, sottotitolo, se sei in infama a marzo, perché a Natale dovresti essere migliore? Ecco, Maurizio Catalani, buongiorno! Tardi. Buongiorno a lei, buongiorno. Sì, oggi, abbiamo ritardato un po' l'intervento in virtù degli impegni del nostro Maurizio Catalani, sì, che come mia, sapete appunto è un regista fra i più affermati, dunque ecco. In Rai lo chiamano. Dunque, senta, prendo spunto... un argomento appena trattato appunto con la dottoressa che Petresca. Abbiamo interpellato, Petresca, ma lei nei confronti della chirurgia plastica come si pone e per se stesso e per quei soggetti di genere femminile che va ad incontrare, che atteggiamento ha? Ma io devo dire che a me quelle chirurgicamente migliorate mi hanno sempre dato fisicamente fastidio. Perché? Perché non lo so, perché è visibile il ritocco, è fastidioso, a meno che non sia una persona di una certa età che magari, non so, si toglie in maniera molto educata le rughe per un problema proprio suo di vitalità, insomma si sente meglio. Per il resto devo dire che le donne rifatte mi danno fastidio fisico, devo dire la sincera verità, queste coi labbroni, coi cose tirate su, insomma... A volte alcune sembrano dei palombari quando esagerano. Sembrano proprio dei gommoni, insomma, il fastidio c'è. E per quanto la riguarda, qualche sua imperfezione, ha mai pensato di porvi rimedio? Non credo che un uomo debba ricorrere alla chirurgia plastica se non in casi di evidente malformazione, insomma, perché sarebbe ancora più ridicolo di quanto non sono già le donne. Per esempio un extension dell'organo riproduttivo, ecco, cose di questo tipo, immagino. No, casomai dovrei fare una diminuzione. Attenzione, attenzione. Senta, ieri sera Fiorello ha concluso le sue, parliamo del suo, ha concluso le sue quattro... suo, dell'Italia, perché l'ha visto metà dell'Italia. Apposta, dell'Italia. Ecco, un giudizio, a me è sembrata delle quattro, forse la meno brillante, è possibile? Beh, io devo dire che fino all'avvento di Benigni mi è sembrata come le altre quattro brillantissime, con questo signore che è unico, devo dire, almeno per questo in Italia abbiamo un personaggio che è unico nell'ambito della visione mondiale, non europea, questo forse mi ripeto, ma insomma andando a visionare spesso ciò che accade anche all'estero mi rendo conto che personaggi showman della tipologia di Fiorello c'è un italiano lui e poi in genere non ne vedo altri, ci sono i grandi personaggi che fanno l'intrattenimento in America, hanno iniziato da Carson per finire a Letterman, alla Oprah Winfrey, cioè proprio tutti i personaggi che fanno diverso, fanno talk show più alla Costanzo se volete, anzi alla Costanzo, anche se alcuni in maniera molto più brillante di quanto non lo facesse proprio Maurizio Costanzo. Per quanto riguarda Fiorello, devo dire che forse la parte meno accattivante, anche la, anzi devo dire la parte più pesante da vedere è stato proprio l'avvento di Benigni, che sicuramente in altre occasioni è stato di gran lunga più brillante. E poi sono rimasto anche, io che non sono il massimo della non volgarità, insomma me ne rendo conto senza che qualcuno me lo dica, la canzone di Benigni, che insomma è una canzone vecchissima, credo sia degli anni 70, sì, la degli anni 70, lo è, sì. E, è più da show di Checco Zalone di quanto non lo sia di show da Fiore, perché Fiore insomma è una persona sotto certi aspetti misurata e molto elegante. E Jovanotti secondo me è stato straordinario, Bolle anche, io non amo il ballo, io sono uno di quelli che dice che quando ci sono i balletti in televisione servono perché la gente vada a mangiare qualcosa in cucina o andare al bagno, però devo dire che Bolle è un'eccellenza italiana nel mondo e lo merita pienamente. Divertente anche il rapporto fisico fra Fiorello e Bolle, che poi il rapporto fisico che Bolle potrebbe avere col 99% dei maschi italiani, insomma, perché è un fisico così è invidiabile. Statuario, perfetto. Una serie di battute molto divertenti, una serie di gag molto divertenti. Insomma, sai che a me la cosa che mi ha divertito di più è stato Benigni Mazza, pensi, quell'ammiccare di Benigni con Mazza che teneva botta brillantemente. Non è il solo che ha riso sul adesso lo dico, ma insomma Benigni ha di gran lunga deluso, non mi è sembrato divertente, adesso voglio dire il dover riattaccarsi a Berlusconi che devo dire sotto certi aspetti ha lasciato un vuoto in Italia che mi rendo conto spaventoso per quanto riguarda la critica, la per quanto riguarda l'ironia, per
quanto riguarda anche i talk show politici. Insomma, mi aspettavo da Benigni lo scavalcamento di certe misure politiche e un intrattenimento ben diverso, un po' in coppia, un po' non con Fiorello, ma insomma poi Benigni credo che abbia deciso da solo quelli che sono i suoi testi, come sempre accade in questo genere di situazioni, e abbia imposto quelle che sono le sue dinamiche. Insomma, a me, devo dire, Benigni non mi è piaciuto affatto, insomma, le due battute con Mazza, sì, divertenti, insomma, già viste, un déjà vu. Senta, secondo lei, quando lui diceva a Fiorello che tutto quello che poi aveva visto in corso di queste quattro serate non era così nuovo, c'era la volontà di scherzarci sopra, ma anche la volontà di sottolinearlo? Bisognerebbe entrare nel cervello di Benigni, cioè, per esempio su tutto il fatto, no, del parlare con i politici, gli ha detto, insomma, scherzosamente gli ha detto sì, però questa l'avevo già fatta io, più o meno, ecco, credo che sia andata in ma questo ci modo. Possono essere entrambe le cose, insomma, qui stiamo parlando di prime donne, certo, che sì, galleggiano alte nel cielo, sono delle nuvole, sono l'iCloud di Apple, insomma, sì, viaggiano sì, lassù, sì, e ci sta tutta che possono anche dire le cose in maniera sia ironica, ma nell'ironia spesso c'è anche la volontà di dire delle cose reali. Però insomma Fiorello credo sia realmente inattaccabile anche da parte di Benigni, insomma nessuno nella vita in Italia ha fatto il 50% con uno show monotematico, cioè basato su una persona sola, monotematico dal punto di vista elementare della parola, cioè della presenza unica di un soggetto intorno al quale ruota l'intero show. Chapeau, un grande, un grandissimo. Mi dispiace solo, ieri volevo andare proprio in studio, sì, avevo deciso di andarci, poi ho finito tardi e sono dovuto rientrare a vederlo a casa, insomma, sì, ecco, è uno spettacolo sicuramente di grandissimo livello, difficile da fare in tutti, sotto ogni punto di vista. Ed è finalmente, devo dire, anche se è costato parecchio, ma credo che la Rai abbia fatto rientrare i soldi spesi, penso molti proprio di più, sì. Molti di più, devo dire che è un fiore all'occhiello di un'azienda che ha dimostrato che ha maestranze e possibilità di fare moltissimo con la società Ballanti, che è forse l'unica vera che risorsa esterna che assomiglia molto più alla Rai che a una società di produzione, appunto, che produce poi per l'azienda. Certo, c'è stato un fatto grave. Un momento di televisione importante che resterà, tra altre cose, nella storia della nostra televisione, come il programma di massimi ascolti, credo che abbia avuto, nel senso generale delle cose, dalla televisione a colori in poi, perché insomma, esclusa la finale dei mondiali. Sì, ha fatto il 50%, un italiano su due che vede la televisione ha visto Fiorello. Non si è mai vista. Senta, c'è stato un passaggio grave domenica quando la Rai ha interrotto la diretta del discorso di Monti. Questa è stata veramente una cosa che mi ha proprio sorpreso. Sul TG1? Eh sì. Una roba devo dire che mi ha impressionato anche nella sua... sono delle cose che vanno al di là delle volontà stesse dell'azienda. Quali? C'è un famoso nome che si chiama Proteo, che è una specie di palinsesto aziendale per la quale ci sono delle fasce pubblicitarie da attendere all'interno di programmi ben precisi che devono andare. O viene deciso prima, di gran lunga prima, che si subiranno delle modifiche al palinsesto, o in corsa la RAI questi palinsesti, come del resto lo fa Mediaset, non possono essere assolutamente declinati da quelle che sono le esigenze di palinsesto e di pubblicità. Quindi credo che Minzolini, che si è allargato fino a 40, dovrebbe chiudere a 30, abbia sforato di 10 minuti già facendo incavolare praticamente metà delle competenze RAI per quanto riguarda il palinsesto e gli organi predetti alla pubblicità. E ci sono delle cose che vanno al di là purtroppo dell'evento. È chiaro che se improvvisamente, non lo so, viene a mancare una persona importantissima, ecco, facciamo conto, adesso tornando indietro nel tempo, se dovesse morire, fosse morto Pertini alle 8:15, sì, molto abilmente sarebbe scavallato tutto, però sono eventi di rarità eccezionale sotto questo aspetto, cioè sennò vanno previsti di gran lunga prima, addirittura 20 giorni o un la mese 7 prima. In questo è avvantaggiata dalla sua snellezza? La 7 sì, perché la 7 ha dei compiti meno istituzionali dal punto di vista pubblicitario, è un'azienda più piccola e quindi più snella. Lo era anche Mediaset, lo era anche Canale 5, adesso non lo è più. Sì. Anche Canale 5 ha delle regole ben precise che sono dettate dall'incasso pubblicitario.
calendario e sono dettate da un palinsesto rigido sotto quell'aspetto. Adesso io faccio un esempio banalissimo per farvi capire come funziona. Quando noi siamo in diretta, non so, il sabato sera in diretta, e se accade che noi abbiamo dei tassativi, cioè alle 20.50, alle 22, alle 22.40 e 55, sono dei cosiddetti tassativi, per cui tu non puoi sgarrare neanche di 30 secondi la pubblicità, per il motivo semplicissimo che il cliente ce l'ha quell'ora, se no rischi di non farla pagare. Quindi accada quel non la pagano quando il cliente contesta, sono cosiddetti tassativi, per cui tu magari in quel momento c'hai, che ne so, Liz Taylor che dice mi faccio lo spogliarello, tu gli devi rispondere sì dopo la pubblicità. Ecco, che sembra ridicola a chi vede da casa, però funziona così. Ci sono delle regole, come in tutte le famiglie, come ce l'ha lei per i GR e via dicendo. Quando voi sforate per i GR dovete recuperare due fasce, vi crea un problema di palinsesto, siete più snelli ma lo fate. La RAI non lo può fare a dei tassativi. Quindi in questo caso Menzolini, che non è simpatico a nessuno, chi per mozioni politiche, chi per questioni personali, chi per questioni lavorative, voglio dire che ha poche simpatie, però in questo caso Menzolini poco c'entra, anzi andando a 40 ha creato una problematica, per cui SES Prime Time, cioè per esempio noi che è la cassa della RAI, se volete, da un punto di vista economico, perché va tutti i giorni e fa comunque quei 5-6 milioni di ascolto, noi siamo finiti a partire ben di là di quanto era partita Paperissima, creandoci un problema di ascolto molto basso rispetto alla fascia domenicale, e quindi creandolo poi anche all'inizio, inizia la prima serata in ritardo rispetto all'altra prima serata. Poi la prima serata di Rai 1 era molto più forte di quella di Canale 5, come accade oramai da lungo tempo, perché non si sa che ci abbia Canale 5, e a me fa anche piacere perché faccio la stessa prime time della RAI, però voglio dire, per esempio, quando vedo che lasciano in prima serata il palinsesto di lunedì Il Grande Fratello contro Fiorello, mi chiedo perché non lo sposti al martedì e poi te lo riporti a lunedì, perché lo massacri, un prodotto che comunque è un prodotto sul quale Mediaset ha i soldi, e quindi se tu vendi prodotti per determinati ascolti, cioè io ti vendo Grande Fratello sulla soglia del 20%, se vado sotto ti restituisco i spot, sono milioni, centinaia di euro. Infatti, montagne di soldi. Ecco, io sono proprio al cospetto di quelle problematiche di cui lei ha parlato fino in questo momento, per cui la devo proprio lasciare subito. Io sono il suo piccolo Minzolini. E conseguentemente la risento invece nel suo orario canonico, che sarà quello di domani mattina. Un abbraccio forte a lei. Arrivederci. Grazie al nostro Maurizio Catalani.